Siamo a Varzi. Varzi. Com'è? Varzi. Varzi, bisogna zi. Eleonora, cosa devo sapere io di questi vicoli, di queste stradine, di questi portici? Devi sapere che questo è l'impianto originario del borgo di Varzi. Varzi era il centro nevralgico dello smistamento delle merci che da Genova andavano verso la pianura, e questi portici un tempo erano il ricovero per i mercanti e per le carovane di merci, appunto, di coloro che passavano attraverso la via del sale. Ora poi, con l'avvento dei nuovi mezzi di locomozione, la funzione della via del sale, si è esaurita, però è rimasto un percorso, per fare delle escursioni, dei trekking, molto molto ambito e molto conosciuto. Ma sotto i portici di Varzi c'è un motivo in più per visitare l'Oltrepò Pavese. In queste cantinette in realtà viene conservato il famoso salame di Varzi, che è proprio un prodotto tipico, che qui viene stagionato in maniera particolare dall'aria di questa zona. Anche perché qui, in qualche modo, l'Oltrepò Pavese si alza, no? Siamo in collina. A che altezza siamo? Non siamo in collina, siamo quasi in montagna. Ma quindi allora praticamente il crocicchio è Lombardia, Emilia, Piemonte e Liguria. Certo, certo. Vabbè, un posto strategico. Senti, allora, qui a Varzi. Varzi. Scusa, so che c'è un bellissimo castello. Dov'è il castello? Ti ci accompagno. Va bene, grazie. Molto volentieri. Il castello risale a diverse epoche, perché nel tempo è stato continuamente ricostruito e rimaneggiato. La torre è la parte più antica, mentre qui la facciata è del 1600-1700 circa. Va bene, Eleonora, interessante. Vado. Grazie, grazie della a lei. Guida. Visto che ci vuole la guida. Qui di Varzi. Varzi. Sì, sì. Ho sì. Capito. Ciao. Castello Malaspina di Varzi. Oh, interessantissimo. Chissà se nelle cantine tengono a stagionare il salame di Varzi. Questo è il piffero aerofono, è lo strumento tipico delle quattro province: Pavia, Alessandria, Genova e Piacenza. Notare il bocchino, è un musotto in canna a otto fori, permette il tipico fraseggio masticato. Ma perché la penna di coda di gallo? La penna di coda di gallo serve per pulire l'ancia, viene utilizzata in questo modo, facendola passare molto, molto delicatamente, appunto per pulirla. Allora, Andrea, Cesare e Claudio, ecco, normalmente il piffero suona con una musa, che in questo caso è una musa senza corna, non è una corna musa, ma assomiglia alla corna musa. Ma qui, in questo caso, non solo hai due partner, ma suonano la fisarmonica. Questa è la nuova tradizione, tra l'altro, la fisarmonica dalla Pè, dal nome dell'inventore della fisarmonica che l'ha inventata appunto da queste parti. Insomma, voi fate parte di quel gruppo di sacerdoti che si sacrificano, voi suonate e gli altri ballano. Ognuno ha la propria, insomma, la propria vocazione. Io vi ringrazio, voi continuate a suonare, io continuo l'esplorazione di questo castello di Varzi. Con permesso, prego maestri. Proseguo nella mia indagine gastrostorica. A caccia di emozioni forti, e cioè, dovrei dire meglio, di sapori forti. Ah, buonasera, eccoli qua. Buonasera. Benissimo, Mario e Fabio. Mario, enologo. Fabio, invece, il presidente del consorzio
posso farti un appunto? Del salame di Varzi. Togliere il budello prima di... Sì, sì, no, ma stavo... ero qui apposta per capire, per documentare il vino. Persino un ignorante come me, Mario, sa benissimo che l'Oltrepò è famoso per il vino, tipo in collina. Qui in Oltrepò, quasi 14.000 ettari coltivati a vigna e si produce Pinot Nero, Riesling, Barbera, Bonarda. Ma qua, che a Varzi siamo alti in Appennino, come siamo messi a vino? Beh, direi che siamo messi bene, storicamente molto bene, fin dai 600 dopo Cristo, con l'arrivo di un certo Colombano. 600 dopo Cristo? Sì, signore. Quindi... È storia, storia strana, ma è storia. Ma da lui, i suoi discepoli per 300 anni e sempre abati irlandesi, hanno avuto un terreno vastissimo che andava da Santa Maria della Versa fino a Torriglia, con tante vigne proprio in questa vallata. Quindi parliamo praticamente 700-800. Dell'Oltrepò alto, dell'Oltrepò appennino. Alto collinare, direi quasi appennini. In assoluto. Bene. E sulla scia di questo diventa importantissima la strada del sale. Cosa c'entra la strada del sale col vino? Perché i commercianti liguri che venivano in questa zona a vendere spezie, sale e altri prodotti, sulla via di ritorno facevano il carico per portare il vino da loro. E qui erano nate queste cantinette, ancora oggi presenti, tramandate da padre in figlio per secoli e secoli. Queste cantinette erano luogo di produzione, luogo di commercio, di assaggio, e diventavano spesso nella bella stagione luogo di convivialità. Quindi il vino e il salame, prodotti tipici del territorio. Quindi non è cambiato niente, è ancora adesso così. E veniamo al salame. Al salame, scusa, qui ho preso... Mi piace tanto a me questa parte del salame, scusa. È proprio è una meraviglia. Ma allora, questo è il salame di Varzi, famosissimo. Questo è il salame di Varzi. Ma qui a Varzi avete un salame, è una DOP, no? Questo salame ha ricevuto il riconoscimento europeo di OP già nell'89, è stato uno dei primi salumi in Italia ad avere questo riconoscimento. E a livello di stagionatura, cosa mi racconti di questo territorio? Come stagionatura qui abbiamo una peculiarità, che è quella del microclima, che si crea perché le correnti di aria che arrivano dalla Liguria rendono questa valle sempre molto ben ventilata, e questo favorisce l'asciugatura e la stagionatura del prodotto, e questo storicamente riusciva ad avere ottimi risultati in questa zona. La sua storia è legata anche alla via del sale, non dirmi anche lei, dai, la via del sale ha fatto tutto. L'ingrediente oltre alla carne principale è il sale, che permette le spezie, che permettono di conservarlo e di dargli comunque quella nota aromatica molto delicata che però caratterizza il prodotto. Oh, sapete perché i romani hanno sconfitto Annibale? Perché erano bravi, avevano imparato qui, no? A conservare la carne di maiale, e quindi avevano queste proteine che in qualche modo rendevano l'esercito sempre pimpante. Bene, io vi ringrazio, è stata una giornata molto interessante ma anche un po' faticosa. Io vorrei chiedere ospitalità qui al Castello Malaspina di Varzi, e sì, io mi ritiro nei miei appartamenti qua e ringrazio Gianco. Il wine sarà una serata molto interessante, grazie.